Così è finita l'odissea dell'ex sindaco di Lodi, Simone Uggetti, che era tra gli imputati per turbativa d'asta nel processo per il caso Piscine, che riguardava per l'appunto una gara per la gestione degli impianti comunali scoperti. Un'odissea durata 5 anni fino alla soluzione di ieri, e avete visto la sua reazione e le sue giuste lacrime e la sua giusta commozione. Lo abbiamo al telefono, l'ex sindaco di Lodi. Buongiorno Uggetti. Buongiorno, grazie dell'invito. Allora, è molto facile dimenticare, perché mentre non è stato il 3 maggio, sono stato una settimana, come sa, su tutte le testate nazionali, e oggi non ho ancora guardato, ma sarò nelle pagine di mezzo di sicuro di molti giornali. Sa che io le stavo per dire questo, io naturalmente facendo questo lavoro i giornali li ho guardati tutti questa mattina, e lei è solamente nelle pagine di cronaca locale, quindi nelle pagine di Milano. Ma immaginavo, è sul giornale della, è sulla Nazione, della direttrice Pini. Io anche stamattina ho detto troverò qualche trafiletto, ho trovato meno di trafiletto, nel senso che per chi abita a Roma, ecco, sui giornali, sui quotidiani con la cronaca di Roma non c'è ovviamente la notizia, quindi ecco, se posso le risparmio la ricerca io, e purtroppo le comunico io questa notizia. Che cosa vuol dire passare 5 anni così? È stato un incubo, perché io ho sempre agito, ve l'ho detto dal primo giorno, nell'interesse della mia comunità, ho sempre agito per il bene della mia città, e c'è stato un ribaltamento della realtà. C'è stato un momento nel quale si voleva prendere me, non so se per giochi politici a cui io, come dire, di rimbalzo o lateralmente appartenevo, e mi è stata stravolta la vita, e è stata cambiata anche la vita della nostra comunità, ovviamente. Io poi sono riuscito a dimettermi da uomo libero, perché c'erano pressioni perché mi dimettessi quando ero in carcere, perché ho fatto 10 giorni di carcere e 25 giorni domiciliari, e sono stati anche più duri di quelli del carcere, perché ero sindaco, tutti parlavano di me, io non potevo fare nulla. Sono stata una persona iperesposta, e per 5 anni ero condannato al silenzio, perché io qualsiasi cosa avessi detto mi veniva imputato non tanto il fatto, perché poi la condanna di primo grado fu tenue, erano 10 mesi, ma l'arresto. È l'arresto che cambia la vita di una persona, soprattutto di una persona che ha una dimensione pubblica. Perché le persone, molte, mi hanno detto: avevo paura quasi a toccarti, sentirti, chiamarti. C'è una dimensione della punizione ancora nella nostra società rispetto all'arresto, che andrebbe considerata con molta più ponderazione. Io ho avuto la fortuna di avere persone che mi vogliono bene, che mi sono state vicino, ho una certa robustezza di carattere, ma persone più fragili. Te si mette in una situazione di difficoltà assoluta, estrema. Adesso ogni sindaco altro tema, ogni sindaco di una grande città ha praticamente già nel suo percorso amministrativo la possibilità quasi certa di avere come minimo un avviso di garanzia. E adesso ci chiediamo come mai nelle grandi città si fa fatica a trovare chiariati sindaci. Sono i peggio pagati. Hanno un insieme di responsabilità incredibili e sono sotto l'occhio, a volte purtroppo distorto, di un sistema che li penalizza. Dobbiamo cambiare, ma dobbiamo farlo per la nostra città, per la nostra comunità. Non può essere così. Io spero che... Prego, prego. No, spero anche... Se già i giornali di oggi non mi portano in questa direzione, ma io cercherò di testimoniare il fatto che ci vuole una giustizia più giusta, più serena, che cerchi anche una collaborazione, non questi strumenti di punizione. Però devo dire che fortunatamente c'è stata una corte
tutta al femminile, che ha avuto il coraggio di ribaltare non tanto la condanna a 10 mesi, come ripeto, la condanna, ma ribaltare anche il peso di un arresto che, insomma, purtroppo è stato ingiustificato e ha ferito me, tante persone che mi vogliono bene, ma ha ferito anche la mia città, perché poi è arrivato un commissario, ci sono state delle elezioni che ovviamente erano stravolte perché i fatti sembravano diversi da quelli che poi effettivamente sono stati rappresentati. Cioè, dobbiamo interrogarci tutti chi ha responsabilità giornalistica. I giornalisti che hanno responsabilità importantissima, ringrazio lei, dottoressa Tuor, i magistrati stessi, la classe politica, il centro intellettuale, se c'è ancora, di questo paese, si deve dare degli obiettivi di miglioramento per i forzi, perché sennò diventa una guerra dove ogni tanto qualche incolpevole ci finisce dentro perché c'è accanimento, ma non può funzionare così, non può essere una guerra di potere, di procure, deve essere un modo diverso di fare politica, di fare giustizia e di fare giornalismo. Ecco, a proposito del modo diverso di fare politica, questa guerra è stata alimentata da una parte politica nel suo caso, perché il Movimento 5 Stelle, con dei post che poi restano anche da Luigi Di Maio a Toninelli a Di Battista, insomma, i 5 Stelle diffusero immediatamente quasi delle foto, no? Delle foto segnaletiche del sindaco con scritto di tutto, ne hanno arrestato un altro, prossima riunione a San Vittore, insomma, il tono era questo, diciamo. È giusto, ricordo bene? Mi sa che ricordo bene. Era un clima completamente diverso. Per onestà intellettuale, anche la Lega, fece una manifestazione di fotoproletto. Salvini, che è un po' più furbo, capì che la città, come dire, respingeva, perché la città fu sempre con me, tranne alcune frange. Io questi anni sono sempre andato in giro a testa alta nella città, salto sempre tantissime persone e questo mi ha dato una forza immensa. E ringrazio i cittadini. Però anche la Lega fece la stessa manifestazione. Salvini, dicevo, più furbo, non partecipò perché capì l'umore. Ci fu Calderoli e un po' di esponenti locali. Non tutti. Un assessore regionale, Foroni, lo cito perché non ci fu. È giusto citare anche chi ha il coraggio, certo, di distinguersi in questi casi. Certo, il Movimento 5 Stelle era nel suo momento infantile. Diciamo che quelle cose si commentano, diciamo, da sole. C'è stato, c'è un percorso di maturazione in essere, credo che di strada sul tema della cultura giuridica ne debbono fare ancora molta. Le esperienze di governo sicuramente hanno aiutato alcuni a capire. Certo, sarebbe utile tirare via l'odio e la cattiveria gratuita che c'è stata, eccessiva, nel mio caso, ma in quello, come in quello di tanti altri, perché ci sono sempre persone, ci sono famiglie, ci sono sentimenti. E anche nel caso nel quale uno avesse commesso un errore, quando non si tratti di un errore, ma va capito, va contestualizzato, ma si faccia la battaglia sulle idee, non sulle manette. Allora, su come uno vuole la città, su come uno desidera che sia organizzata l'amministrazione, questa è politica. Ecco. Quella è barbarica. Tra l'altro stiamo vedendo il blog delle stelle dell'epoca, diciamo. Sobrio come al solito. Volevo sentire la direttrice Pini, perché io questa notizia invece, come ho detto prima, in una pagina, a tutta pagina sulla Nazione, l'ho trovata questa mattina. Davvero sono rimasta colpita che... colpita, ormai sono anche un po' abituata, diciamo, a questo tipo di meccanismo che riguarda la nostra informazione. Grandi pagine quando si viene arrestati e poi, appunto, se va bene un trafiletto. Però lei ha scelto invece di riprenderla con visibilità, questa storia.